Ciao a tutti per un nuovo video. Oggi vi parlerò di Tex Willer, lo speciale numero 2. Il titolo è Un uomo tranquillo. E qua, copertina, costina, quarta di copertina con i cartonati di Tex Willer, che c'è lì vivo morto, i due disertori, Pinkerton Lady, eccoli qua, cartonati. Chi fosse interessato può andare in libreria e acquistarli. Leggiamo i crediti. Allora, i crediti sono: soggetto sceneggiatura Roberto Recchioni, veramente bella come sceneggiatura. Disegni Stefano Andreucci, mi sono piaciuti. Copertina Maurizio Dotti, lettere Omar Turi. La copertina di Maurizio Dotti è veramente uno spettacolo. Guardate qua, c'è Sam e la ragazza. Ecco qua, con dietro questi, sembrano dei banditi, ma poi lo vedremo nella storia. Ecco qua, la copertina. Il titolo mi è piaciuto molto, Un uomo tranquillo, anche la scrittura del titolo mi è piaciuto, Tex Willer speciale, come si può vedere qua. Vi consiglio di leggere sempre, faccio vedere il frontespizio, molto bello di Tex Willer, eccolo qua. Vi consiglio sempre di leggere, c'è qua la rubrica Una terra che ha bisogno di eroi, che parla di Tex Willer, che usciranno delle storie, molto interessante. Ande, ma di cosa parla questa storia? Allora, questa storia parla di un uomo tranquillo che si chiama Sam Willer. Sam Willer praticamente è il fratello minore di Tex. Lui è molto alla buona, ha il suo ranch che gli ha lasciato suo papà. E Tex fa andare al ranch, ha degli aiutanti e in questo periodo nella storia ha bisogno di nuovi aiutanti perché quello che lo aiuta ha deciso di mettersi per conto suo e ha bisogno di gente che lo aiuti. Ma questi aiutanti, come si possono vedere qua nella copertina, li vedete qua, questi aiutanti alla fine lo vorranno derubare perché lui deve portare del bestiame in vendita a vendere e loro, visto che non c'hanno voglia di lavorare, vogliono rubargli i soldi. Vi faccio vedere qualche tavola, non vi spoilerò più di tanto della storia perché se no poi la spoilerei troppo, si capisce subito di cosa si tratta. Faccio vedere subito qualche tavola disegnata da Stefano Andreucci, che a me mi è piaciuto molto, guardate qua. Veramente, veramente belle queste tavole, mi sono piaciute. Sia come ha ricreato Sam, vedete qua. Vedete lì, Sam Willer, guardate. Veramente, veramente ben disegnato, mi è piaciuto. Anche come storia mi è piaciuta, e lui c'ha il suo piccolo ranch, lo fa andare avanti, molto, non è, lui è uno abbastanza debole, non è come Tex che se gli fa qualcosa passa subito alle mani, li mette a posto, lui è uno più alla buona, non gli piacciono le armi, non gli piace usare le mani per picchiare, è il contrario di Tex. Lui è molto più tranquillo, si fa la sua vita nel ranch, si fa un mazzo così, però è contento, è felice. Cosa c'è di più? Bene, faccio vedere ancora qualche altra tavola. Ecco qua. Conosce anche questa ragazza che si chiama Susan, ecco che non vi ho detto prima come si chiamava, Sam e Susan, che alla fine poi la salverà da questi rapinatori che vogliono fregarle i soldi. Ma no, alla fine si darà da fare anche lui, no? Alla fine gli darà le giuste competenze, come si dice.
Ecco qua, altre tavole. No, come storia mi è piaciuta. Bella, bella, bella. Ecco qua. Altre tavole. Ecco qua come si può vedere. Semke. Qui in realtà forse è Tex. Forse è Tex qua che aiuta Sam da questi giovani, che vogliono passare, no, questo qua è Tex che gliele passa, che lui non perde tempo, passa subito alle mani, non è uno che sta lì a perdere tempo, non ci pensa due volte lui. Passa subito alle mani Tex, non sta lì a pensarci due volte. Fratello invece ci pensa, poi sta male perché ha picchiato, e si sente rimorsi. Invece Tex niente, lui se c'è da dare da non sta lì a pensarci due volte. Bene signore, vi faccio ancora vedere la copertina qua, veramente bella, del Tex Willer numero, lo speciale Tex Willer numero 2, veramente bello, la storia mi è piaciuta, vi consiglio l'acquisto dell'albo, una bella storia. Cosa dirvi, signori? Io vi ringrazio, vi saluto e al prossimo video. Ciao a tutti e buon anno!